Magic vincitore è Re Costa. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. È già tempo di Fanta Consigli per la terza giornata. Questo video esce un giorno prima, il mercoledì, perché c'è l'anticipo questa volta di venerdì alle ore 18:30. E quindi anticipiamo. Prima di cominciare, like, iscrizione al canale, mi raccomando ragazzi. E poi vi ricordo di andare a scaricare l'app di OneFootball, la migliore app per chi ama il calcio e il fantacalcio. Lì dentro troverete news, statistiche, video, highlights. E per chi ama il fantacalcio può andare a personalizzare la sua squadra e praticamente l'app vi aggiornerà quando ci sono notizie sui vostri giocatori. Ultimissima cosa, oggi non ci sarà una live qui su YouTube, perché su YouTube sarò sul canale del Profeta, faremo una maratona in live così come avevamo fatto sul nostro canale. Però ci sarà una live sulla piattaforma Viola ore 14. Mi raccomando, se avete già dubbi su chi schierare o se volete valutare la vostra rosa, potete venire e farmi tutte le domande che volete. L'ultimissima cosa che vi ricordo, sugli abbonamenti ho aggiunto un vantaggio per tutti gli abbonati, sia qua di YouTube che della piattaforma Viola. Chiunque di voi ha già fatto l'asta e vuole la sua rosa commentata da me, potete venire o in live con me e la commentiamo insieme. Quindi mi spiegate le regole e io la analizzo con voi, face to face. Altrimenti potete mandarmi la rosa e diciamo la analizziamo, però prima voglio dare spazio a chi vuole venire sul canale a commentare la sua squadra. Cominciamo con i fantaconsigli, ma lasciamo i like. Prima di cominciare col fantaconsiglio, voglio farvi questo regalo che mi avete chiesto veramente in tantissimi. La fortuna viene a me. La fortuna viene lì. Su con i like. Dai ragazzi, la canzoncina è per voi, perché non la volevo più fare, però in tantissimi me l'avete chiesta. E se arriviamo a 350 like, ve la riporto anche settimana prossima. Dai. Monza Udinese è il primo anticipo. Qui porta in porta Gragno. Io sono convinto che è giusto mettere Gragno, perché probabilmente partirà lui titolare, sono d'accordo con loro. In difesa dovrebbe tornare Carlos Augusto, occhio ragazzi, perché in quella posizione lì da quinto di centrocampo potrebbe fare strabene. Dei difensori, i due esterni di centrocampo mi piacciono entrambi, sia Birindelli che Carlos Augusto. E i centrali, al momento non mi sta convincendo Marlon. Occhio ad Antov, questa è una chicca, occhio ad Antov, perché è uno di testa che ci sa fare. Quindi ovviamente magari non ce l'ha nessuno, neanche in un fantacalcio a 18, però la scommessina Antov questa settimana la voglio fare. Centrocampo, il nostro Valodi ancora non ha portato un bonus, all'ultimo non è partito neanche titolare, è subentrato, potrebbe essere una scommessina per questa giornata. Davanti Petagna si era sbloccato, ve l'avevo detto, ex può bollare, poi purtroppo gli è stato annullato perché c'è quel falletto su Rachmani. Diciamo che tante volte lasciano correre questi falli e invece gli è stato annullato il gol. Mi intriga più Petagna di Caprari. Allora andiamo a vedere, a spostarci sull'Udinese mentre voi lasciate i like. Allora, Silvestri in porta. Io l'avevo messo nella top 11 scommesse. Infatti ci ha ripagato con un 7 più un 8. È un buon portiere. Infatti ho detto io, dopo 4 pere prese col Milan, sono convinto di Udinese voglia far meglio, soprattutto in fase difensiva. E lui l'ha fatto abbondantemente. Sarei curioso di vedere questa settimana Ebosele, perché Soppi è andato via. La settimana scorsa mi aspettavo un Ebosele titolare, invece ha fatto giocare Perez e ha fatto più danni della grandine. Quindi
Vediamo questa settimana se giocherà. Udo G sull'altra fascia potrebbe essere un buon nome da schierare assolutamente. Poi a centrocampo l'unico schierabile è Pereira. Come avete notato anche voi, Pereira era andato a calciare il rigore domenica nell'anticipo. Il discorso è che però Pereira, ragazzi, si è litigato un po' con De Lufeu, perché De Lufeu voleva calciarlo lui e Pereira voleva calciarlo lui. Secondo me si era preso il pallone Pereira perché il rigore l'aveva procurato lui, perché il cross veniva proprio da Pereira. Quindi non siate sicurissimi che il rigorista al 100% sia Pereira. Ecco, questo è un po' il discorso. Secondo me le soluzioni sono due: o si alternano, quindi magari uno lo può calciare Pereira, uno lo può calciare De Lufeu, oppure uno dei due solo calcerà i rigori. Io direi di non essere sicuri né per l'uno né per l'altro. Success mi sta un po' deludendo, me l'aspettavo molto meglio. Quindi non è schierabilissimo, non mi piace più De Lufeu, l'ho visto bene io. Passiamo a Lazio-Inter, una partita sicuramente molto interessante, soprattutto sia al fantacalcio ma anche calcisticamente. Provedel, diciamo che ha fatto abbondantemente il suo, perché non ha subito gol contro il Toro e quindi potrebbe essere schierabile. Il problema è l'Inter, perché una squadra con quel potenziale offensivo, io se posso non metto mai il portiere contro, quindi se avete solo Portalazio potete metterlo, però se avete una squadra, magari un portiere di una squadra con una partita leggermente migliore, io proverei a fare così, a cambiare. Dei difensori, Lazzari sta prendendo un giallo a partita. Questo non mi piace perché è un difensore che a me, diciamo, piace, però i gialli contano al fantacalcio, perché ogni giornata ha preso mezzo punto in meno e quindi questo è un po' un campanello d'allarme. Questa settimana non ha un cliente facile, perché se gioca Di Marco su quella fascia o Gosens non sono proprio il massimo della vita da giocarci contro. Centrocampo, mi aspettavo di più da Zaccagni e Felipe Anderson questa settimana col Toro, invece non hanno fatto una grandissima prestazione. È difficile andare a schierare qualcuno, ovviamente chi ha il sergente ce lo mette. Quello anche magari se ha un buon centrocampo, Milinkovic si mette. E davanti Immobile, a meno di attacchi clamorosi, io Immobile lo metto sempre. Passiamo lato Inter, ma lasciamo i like, soprattutto se volete la canzoncina. Anche perché, ragazzi, lasciamo tantissimi like. Se volete la canzoncina, scrivetemelo nei commenti, scrivetela e scrivetela bene. Wow, e oui, sono tutti con la doppia V. Mi raccomando, mi raccomando. Anche perché, ragazzi, vi volevo dire, stiamo per arrivare ai 10.000 iscritti. Ne mancano in questo momento un centinaio, quindi lasciate i like e se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, ragazzi. Allora, Handanovic, diciamo che il suo lo sta facendo. Lo avevo messo anche lui nella top 11 classica e non scommesse, perché era quello con la partita un po' più semplice. E lui ci ha ripagato con un bel clean sheet. In difesa, faccio come la settimana scorsa. Settimana scorsa ci abbiamo preso sulla Roma, settimana voglio farlo sull'Inter. Occhio a questi due centraloni, Skriniar e De Vrij. Uno dei due potrebbe bollare. Diciamo De Vrij è da tanto che non viene più considerato un top di difesa da modificatore perché non ha fatto bene. Però magari in un corner una svettata di De Vrij o di Skriniar potrebbe essere un'occasione questa settimana. Di Marco e Dumfries sulle fasce stanno facendo benissimo. Dumfries, un altro voto molto alto. Anche se forse fantacalcio.it ha dato solo 6, su Gazzetta addirittura 7. Di Marco, un'altra prestazione convincente. Di Marco a me piace veramente tanto come grossa, ha un piede veramente straordinario.
Strano che ancora non abbia portato assist, veramente molto strano. Il centrocampo dell'Inter, Calhanoglu è andato in gol. È un giocatore molto strano, Calhanoglu. Questo è uno che se lo avete preso dovete mettere sempre. Perché quando meno ve l'aspettate, magari vi segna. Quando magari vi aspettate qualcosa, non lo fa. Diciamo con lo Spezia era auspicabile un gol di Calhanoglu. E Barellino, chi ce l'ha, se vuole un buon voto, può sempre metterlo. Davanti, Martinez Lukaku. Non lo so, qui a sensazione... stavolta li metto un po' sullo stesso piano. Martinez, è uno che se sta bene mentalmente, cioè se viene da una striscia positiva, magari di gol, e sta bene, i gol li fa. Nonostante secondo me i rigori li calci Lukaku. Entrambi assolutamente da mettere, quindi direi che possiamo andare ampiamente avanti. Passiamo ora a una partita molto interessante che voglio andare ad analizzare. Cremonese-Torino. Radu ha fatto un'ottima prestazione con la Roma e sono anche contento perché è anche un ragazzo un po' sfortunato perché con la Fiorentina sì, ha fatto un'altra cappellata, però proprio all'ultimo secondo. Cioè a me dispiace umanamente per lui, quindi vederlo parare bene contro la Roma, come dire, mi ha fatto piacere, ecco. Dietro, oltre al nostro Valeri, che se io fossi in voi ad averlo in rosa lo metterei assolutamente. Occhio anche a Ghiglione, perché è uno dei migliori crossatori in Serie A. Crossa veramente bene, si potrebbe rischiare tranquillamente. Nella Cremonese, vi dico la verità, mi è piaciuto Ascasibar, come si chiama, come si pronuncia bene, non lo so, però secondo me, diciamo, non lo conoscevo, su questo voglio essere chiaro, non mi è dispiaciuto questa settimana contro la Roma. Davanti, quello assolutamente a schierare è destro. Io l'avevo detto anche a alcuni abbonati, se volete comprare un giocatore low cost davanti, andate proprio su destro. Un attaccante che mi aveva colpito quando ho visto i video per la sua rapidità di esecuzione. È uno che sente la porta e sa dov'è e calcia sempre. E quello mi aveva stupito perché ho detto, mamma mia. Infatti, dopo la prima giornata vi ho detto, ragazzi, non capisco, con tutto il rispetto per la Cremonese, come mai è andata la Cremonese, cioè come mai non è stato richiesto da squadre sicuramente più forti, ecco. Però secondo me alla Cremonese è tanta roba, perché se calciasse poi anche i rigori, questo può essere uno degli affari dell'anno addirittura. Passerei lato Torino, mentre lasciamo i like ragazzi, dai, 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 voglio tanti like. Milinkovic in porta, alla fine ha fatto una bella prestazione, 7 più 1, 8, si è riscattato dopo la mezza paperella contro il Monza, quindi diciamo che contro la Lazio era più difficile un clean sheet, invece lui è riuscito a portarlo anche grazie alle sue parate, perché ne ha fatte diverse. Ho visto un pochino male Singo, ma io se ce l'ho lo rimetto, ragazzi, perché è uno che sicuramente deve far meglio rispetto a quello che ci sta facendo vedere. Sulla sua fascia ci sarà Valeri e dovrà fare anche la fase difensiva, perché se lo lasci attaccare, Valeri ti mangia. Si è visto contro la Roma che anche se magari se non ha fatto chissà quali cose trascendentali, però guardate quando calcia, quando crossa, cioè, questo può fare veramente benissimo in Serie A. Quindi Singo deve stare attento anche in quello. Nel centrocampo, io vi avevo detto la settimana scorsa, occhio a Lukic, perché è vero che ha chiesto scusa, è vero che si è allenato con la squadra. Però non sono sicuro che parta titolare. Questa settimana invece me lo aspetto titolare, sia Lukic in coppia con Samuele Ricci. Samuele Ricci è un bel giovane, si sta comportando veramente bene. Se io ho Radonjić e Vlasic, potete metterli tranquillamente, a meno che non avete chissà quale centrocampo clamoroso,
Sono due giocatori molto forti che sono passati un po' sottovalutati anche all'asta, cioè Vlasic intorno al 3%. È vero che ancora non è in condizione ottimale, però Vlasic è un giocatore di una certa importanza. E su Radonjić ce lo sapete come la penso. Occhio a Toni Sanabria, ragazzi, questo è un giocatore che secondo me è un po' sottovalutato nelle aste. Io l'ho preso anche al 10% in un fantacalcio con gli abbonati e ci credo. A me piace come attaccante, l'attaccante completo. Magari non sarà un bomber da 20 gol, però che lui possa fare bene quest'anno io ho pochi dubbi. Nonostante sia la punta di Juric, che spesso si dice la punta di Juric non segna, secondo me lui può fare bene anche perché dietro ha questi giocatori con tanta classe, con tanta tecnica. Va bene, passiamo ora a Juventus Roma. Sicuramente un big match perché la Juve ha steccato contro la Sampdoria, la Roma ha faticato un pochino contro la Cremonese. No, non che non ha meritato la Roma, perché ha meritato, però la Cremonese di gol ne poteva fare, la traversa di Dessers, il palo che ha preso la Cremonese, cioè, di azione la Cremonese ne ha fatte, ovviamente ne ha subite il triplo, però anche la Cremonese ha detto la sua. Di buono la Juve ha che ancora è a zero nei gol subiti, grazie anche a Perin, perché anche contro la Samp ha fatto una buona prestazione, soprattutto su quel tiro di Lloris. Quindi Perin si può mettere, certo è ovvio che dipende anche tantissimo dalle alternative. Dei difensori, occhio a Bonucci perché contro la Roma ha un bel trascorso, è uno che ha spesso fatto gol alla Roma e anche gol importanti, quindi occhio a Bonni. Bremer è andato un po' in difficoltà contro la Samp, è vero che la Juve non ha preso gol, però su qualche azione, come quella dicevo prima di Lerin, non è stato molto attento. Passiamo al centrocampo, si era sbloccato Rabiot e lo zio Cristiano, che saluto, l'aveva annunciato come gol ignorante. Alla fine, peccato, gliel'hanno annullato. Peccato per lo zio più che altro. Però si era sbloccato. A me intriga stasera McKennie. Occhio a McKennie. Anche se con la Samp pure pensavo potesse fare molto meglio. Degli esterni d'attacco mi aspetto qualcosa da Kostic. Per me è un giocatore veramente forte. Il problema della Juve in questo momento è proprio Allegri, perché è un non gioco quello suo. Veramente la Juve fa fatica a creare palle gol. Cioè il gol che era arrivato di Rabiot è stata una giocata individuale di Vlahovic, che aveva portato a spasso Colli, forse l'unica volta che l'aveva mandato a pera, l'aveva fatto sedere, l'aveva appoggiata dietro per Rabiot giustamente e aveva fatto gol. Quindi per i possessori di Vlahovic dico state tranquilli, state calmi, a meno veramente di un gioco clamorosamente scarso, Vlahovic i gol ne farà, ma tanti, tanti, tanti. Quindi è un attaccante troppo forte anche per il non gioco di Allegri. Quadrado può essere una scommessina, ma dipende anche tanto dalle alternative che avete. Rui Patricio in porta, io dico, si può schierare? Sì, si potrebbe schierare, perché la Juve non dà la sensazione di una squadra che può fargli 4 gol. Poi Juventus e Roma spesso è uscita una partita con tantissimi bonus. Però la Roma la vedo un po' più solida dietro, anche se, come dicevo prima, qualcosa ha rischiato contro la Cremonese. Però diciamo non è sconsigliato. Dietro vi avevo detto, potete andare anche a rivedervi il video, vi avevo detto, mi sento che con la Cremonese uno tra Mancini o Smalling bolla in questa partita, e alla fine ha bollato proprio Smalling. È un giocatore che se non avesse problemi fisici sicuramente sarebbe tra i primissimi per il modificatore della difesa, perché è un giocatore veramente forte, che però io spesso non lo prendo perché, a meno che non me lo lasciano a un prezzo basso, perché soffre sempre di problemi fisici, altrimenti come difensore mi piace veramente un botto. Mi è piaciuto Spinazzola. Spinazzola piano piano
sta entrando in condizione, questo è un giocatore veramente importante anche per la Roma, ma anche per chi lo ha preso al Fantacalcio. Bene Pellegrini, il problema che vi ho già detto in qualche live di Pellegrini è la posizione in campo, no? Perché se gioca centrocampista centrale è buono, però perde tanto. Nel senso, sì, questa settimana ha fatto un assist, però da corner, perché ovviamente lui si lancia negli spazi, tipo, ha avuto una bella occasione contro la Cremonese, però era un po' defilato. Però è ovvio, vuoi mettere se giochi 20 metri più avanti? È normale che è un giocatore che perde tanto dal punto di vista fantacistico giocando centrocampista centrale. Ok, Shaarawy pure. Shaarawy è listato centrocampista su fantacalcio.it. Io vi dico la verità, io non ci ho creduto su di lui perché lo vedevo molto chiuso. Però se lo avete preso, magari a un credito e ce l'avete, un attaccante che ti gioca a centrocampo lo si può anche mettere. E poi Dybala Ebram, Dybala sicuramente vorrà far bene, la sua ex squadra, quindi ci tiene a far bene. Vi dico questo, andrò controcorrente. Io Dybala Ebram non li sto vedendo male, nel senso non stanno riuscendo a buttarla dentro, però li vedo vivi, sì, entrambi, li vedo abbastanza dentro il gioco. Poi ci sta che magari c'è cioè quando non ti gira e la palla non entra. Mi viene in mente il gol che non fa Ebram a porta libera contro la Cremonese. È un periodo, passerà secondo me, quindi non andrei a fasciarmi la testa su questi giocatori. Sono giocatori forti e bisogna aspettarli. Ecco, magari io già ve l'avevo detto, non andrei a spendere un 20% per Dybala, però più di uno è andato anche oltre il 20% e io quello non l'avrei mai fatto, quello assolutamente no. Vi chiedo un like, dai ragazzi, 350 like, vi porto anche prossima settimana la canzoncina Porta Sfortuna. Porta fortuna, che sfortuna, porta fortuna. Lasciamo anche il like perché il like porta una vittoria certa al Fantacalcio. Io questa settimana non vi dico quello che ho fatto perché ancora devo farci il video. Allora, Maignan in porta, io lo metterei ovviamente. È vero che sono due partite che non fa clean sheet. Contro l'Udinese sicuramente poteva farlo, con l'Atalanta era più complicato, perché ovviamente è una squadra molto forte. Però il Milan non è che mi abbia dato l'impressione di una squadra che ha rischiato chissà quanto, quindi io lo metterei anche abbastanza tranquillamente. Faccio un appello per chi ancora deve andare a fare l'asta, o comunque se avete un altro portiere e volete andare a prendere Magnan, questo è il momento giusto, ragazzi, perché magari chi l'ha preso, l'ha pagato anche il 14%, si vede due partite, prima 4, poi 5, potrebbe svalutarlo e andiamo a prenderlo, ecco. Poi nelle aste se ve lo lasciano a un prezzo umano, perché nelle mie aste hanno un prezzo disumano, l'ho preso mi pare solo in una, io lo prenderei tranquillamente. Difesa, qui per me sono tutti schierabili, poi dipende da come giocate. Giocate senza modificatore della difesa, potreste mettere, se avete Theo Hernandez o Calabria, gli altri due dipende dalle alternative. Se giocate col mod, qui potete metterli tutti. Li potreste mettere tutti perché sono Tomori e Kalulu da modificatore, Calabria e Theo Hernandez potrebbero portarvi un bonus. Centrocampo, mi aspetto qualcosa da Tonali, magari un assist, comunque un bonus, me lo aspetterei. Mi sta deludendo Messias. Secondo me Messias è un giocatore forte che però non sta buttando la palla dentro. Contro Atalanta ha avuto una grande occasione da gol e se l'è mangiata. Non da Messias direi, perché per me, vi ripeto, è un buon giocatore. Spero di non vedere Brahim Diaz questa settimana, spero di non vederlo. Non che ce l'abbia con lui, ci mancherebbe altro. Ma cavolo, Pioli, lo vuoi far giocare De Ketelaere, che l'abbiamo preso a fare? Cioè non l'abbiamo portato al Fantacalcio e ci vedevamo giocare Brahim Diaz. Ok, la prima è arrivato tardi, la seconda ancora devi pensarci, la terza però buttalo dentro. Voglio vedere De Ketelaere titolare perché a me dà l'impressione di un fenomeno assurdo che però se mi giochi 20 minuti, 30 minuti, è difficile anche per lui farsi vedere. Io spero di vederlo. Leao, in tanti mi state scrivendo che già volete mollarlo.
Può essere un giocatore che faccia male? Dipende, ragazzi. Io vi avevo detto, per chi mi segue da mesi, avevo fatto un video in cui vi portavo gli overperformer, tra cui c'era Rafael Leão nel primo video. Forse ne ho fatto poi solo una alla fine, perché poi ho fatto tanti format e quello l'ho un po' trascurato. Vi portavo Leão e vi dicevo, occhio, è sicuramente un ottimo giocatore. Sicuramente l'anno scorso ha fatto una montagna di gol e di assist, però andiamoci piano a pagarlo il 20%. Io infatti vi dicevo in quel video, io lo pagherei il 15%. Ora chi l'ha preso al 20% inizia a dire, perché Leao non segna? Ovviamente, ragazzi, non è una punta centrale, non è uno che ti fa una montagna di gol. Magari ci si aspetta più assist. Il giocatore, secondo me, ancora non si deve discutere perché le qualità ci sono tutte. È partito un po' col freno a mano tirato, anche se direi che nel precampionato aveva fatto strabene, quindi può essere anche che due partite, boh, uno non riesce a fare quello che vuole. Anche contro l'Atalanta, però vi dico, tanti l'hanno giudicato negativamente, però ha fatto ammonire Atebor. Poi ha fatto ammonire, non mi ricordo, un altro giocatore dell'Atalanta, quindi li saltava a Toloi quando si lancia la palla avanti, Leao l'aveva salutato, gli ha allargato l'alettone, e quindi alla fine secondo me bisogna solo aspettarlo. E Olivier Giroud qui porta davanti, vediamo, non lo so se parte lui titolare. Io vi dico solo questo: se ho Giroud in un fantacalcio, io ce lo butto dentro, sia se parte titolare, sia magari se mi parte fuori. Andiamo lato Bologna. Io vi dico come vedo sta partita. Un risultato esatto che mi piacerebbe in questa partita, mi piacerebbe che da scommettitore, anche se non sto scommettendo più di tanto, mi giocherei un 3-1. Ecco, questo dovrebbe essere un risultato che potrebbe uscire in questa partita. Skorupski in porta non lo metterei assolutamente. Dietro faccio fatica a metterne qualcuno. Perché il Milan è vero che ancora non ha fatto chissà quali gol, cioè non ha fatto chissà quali gol. L'Atalanta non ha prodotto più di un gol, 4 l'aveva fatti con l'Udinese, però secondo me in questa potrebbe farne veramente tanti. Quindi anche dei difensori faccio fatica a dirne uno. Magari se dovessi rischiarne uno, direi magari un Cambiaso perché gioca quinto di centrocampo. Del centrocampo anche qui non andrei a rischiare nessuno, a meno che non ho proprio chi mettere, piuttosto giocare in 10, ma rimetto un giocatore. Davanti Arnautovic, se non ho grosse alternative lo metto ugualmente perché è uno che può far bene anche contro una squadra forte come il Milan, quindi non è sconsigliato nonostante la partita difficile. Su con i like, su con il roato 10.000 iscritti, mi raccomando, like e iscrizione al canale. Spezia Sassuolo, e questa è una partita molto interessante secondo me, anche dal punto di vista un po' fantacalcistico. Fossi in voi, Drongoski, non so se lo metterei. Al momento il Sassuolo non sta producendo un gran gioco. Anche contro il Lecce hanno vinto 1-0 per una prodezza di Mimmo Berardi, però non mi ha dato la sensazione della squadra. E poi ora ne parleremo del Sassuolo. Quindi Drongoski proverei a metterne un altro. Dei difensori mi ispira un po' Caldara, magari di testa potrebbe portare qualche bonus. Mentre sicuramente quello che andrei a mettere è Simone Bastoni, anche in partite non proprio semplici, l'istato difensore si mette assolutamente. Nel centrocampo invece direi di stare molto attenti ad Agudelo e a Jasi. Questi sono due giocatori molto offensivi, dipende dalle alternative, però potrebbero essere schierabili. Su Nzola, magari può essere la sorpresina di giornata, quindi dipende anche tanto dalle alternative che avete. Consigli in porta, ha fatto un clean sheet. Diciamo che il Sassuolo poteva far meglio contro il Lecce, assolutamente.
Però non è sconsigliato, perché è così, no scherzo, non è sconsigliato perché alla fine lo Spezia non credo possa fare chissà quanti gol, quindi, però non mi lascia neanche tranquillissimo a mettere consigli. In difesa, ripeto ancora, mi piace sia Erlic perché è ex, può fare veramente bene di testa, quindi occhio al gol dell'ex e occhio a Kyriakopoulos perché se gioca lì davanti può essere veramente un fattore. Devo dire che a me piace anche se fa il classico terzino, però al momento gioca anche là davanti, perché non metterlo? Centrocampo, diciamo che qui da fantacalcio c'è solo Frattesi, quindi è un giocatore che si potrebbe schierare. Ancora non ha portato il bonus, quindi vediamo in questa giornata se si sblocca. Davanti c'è un po' la delusione, Pinamonti, me lo aspettavo meglio con Lecce, io mi aspettavo il bonus, sono sincero, infatti l'ho preso anche in Gazzetta, mi aspettavo di più. Purtroppo non ha fatto una partita memorabile, mentre una grande partita l'ha fatta Mimmo. Questo è un giocatore che io vi ho sponsorizzato in tutti i modi perché è andato in tutte le aste a un prezzo basso. Berardi è andato dal 20% spaccato fino al 22% in tutte le aste, più di questa cifra non è andato. Onestamente vi dico la verità, non perché ora Ebram non sta segnando, o magari anche lo stesso Osimhen che di gol ne ha fatti due. Io se devo andare a scegliere tra un Berardi al 20-22% o un Osimhen al 32, al 33%, io mi risparmio il 10% o il 12% e mi prendo Mimmo Berardi. Per me non c'è questa differenza di budget, ma assolutamente, ma assolutamente. E poi lo stesso con Ebram, indipendentemente dai gol o non gol. Cioè, io se faccio soprattutto un fantacalcio a 10, in cui un 10% di budget mi può portare a prendere un Kvara, magari aggiungendoci un altro piccolo budget. Ma io mi prendo Berardi, Kvaratskhelia, non mi prendo solo Osimhen o Ebram, ma assolutamente. Quindi sono più del parere di fare una rosa equilibrata che andare sui top o super top. Anche per me top a 10 Berardi è un top. Infatti io l'ho messo sul livello di Ebram e di Osimhen. In tanti hanno detto, ma come mai Berardi l'hai messo alla stessa percentuale di Ebram? Perché l'ho messo? Perché è Mimmo Berardi. Mi calcia sicuro i rigori, sicuro le punizioni ed è un giocatore fantastico. Quel gol che fa Berardi è da stropicciarsi gli occhi. E poi contro il Lecce ne ha fatto un altro col tiro a giro e è uscito di un niente. Va bene, intanto che lasciamo i like, a che passo? A Salernitana Sampdoria. Questa è una partita, direi la partita degli ex, una partita degli ex perché ce ne sono qualcuno interessante. Se ben porta, vi dico la mia, la porta della Salernitana a me non dispiace, infatti dove me l'hanno lasciata? Ah, uno, due, tre crediti, io sempre me lo metto in porta. Perché la Salernitana sta facendo una grande squadra, è una squadra che sta spendendo sul mercato e il giocatore li compra. Magari dietro non ha fatto ancora acquisti clamorosi, però sempre per me è un buon portiere da avercelo là, magari di fianco al top e se capita magari lo si mette o se fa bene, a un certo punto potete anche scambiare. Dietro, sicuramente il giocatore più interessante tra i difensori è Mazzocchi. Sta facendo veramente bene, ha fatto espellere. Diciamo anche che è colpa di Perez, perché lì io vado in escandescenza. Non ho nessun Perez, non mi sognerei mai di prendere Perez al fantacalcio. Però, cioè, questo giocatore poteva tirargli la maglia. Per 2 minuti ce l'aveva di fianco, non l'ha fatta. A un certo punto gli tira un calcio da dietro. Cioè, bah. Comunque, Mazzocchi è uno sicuramente che se lo avete preso low cost può fare veramente bene. Poi passiamo al centrocampo. Settimana scorsa avevo parlato di un bel giocatore come Villena, però questa settimana al centrocampo vi straconsiglio Totò Candreva. Ex ragazzi, la legge dell'ex punisce sempre, quindi occhio, occhio a Totò Candreva. Se lo avete in un ballottaggio tra giocatori
non di primissima fascia, buttiamolo dentro. Davanti, Diaz si è presentato bene quando è entrato, anche perché peggio di come ha fatto Botem non poteva fare. Botem settimana non mi è piaciuto proprio, non ho problemi a dirlo, anche perché vi ricordate l'avevo portato come quarto slot ideale. La prima giornata con la Roma non mi era dispiaciuto. In questa veramente, ma non beccava un passaggio. E non ho problemi a dire quando magari qualcosa non va bene, perché tanti magari si pensano, lui dice solo quello che prende. No, dico questo, poi ne dirò qualcun altro più avanti quando arriverà la squadra. Mentre il giocatore che mi intriga da ex tantissimo è Bonazzoli. Occhio che questo è il gol in canna. Ha il gol in canna Bonazzoli, ragazzi. Occhio, occhio a Bonazzoli. Passiamo lato Sampdoria. Allora, vedere in porta, sicuramente sta facendo molto bene. Un clean sheet con la Juve, non se lo aspettava manco lui, probabilmente. Quindi occhio, Audero, però questa settimana con tutti quegli ex io proverei a mettere un altro portiere. In difesa Omar Colley ha fatto molto bene, però potrebbe soffrire un po' quei due attaccanti della Salernitana, quindi vi dico la verità, qui non ne metterei nessuno forse della Samp. Nel centrocampo ve ne dico due, non uno ma due. Uno è ovviamente Sabiri che... indipendentemente dai ballottaggi che avete, Sabiri va messo titolare, quindi non abbiate dubbi su Sabiri titolare. E l'altro giocatore che vi consiglio è quel Filip Djuricic, sta entrando in forma. Occhio a Djuricic, può essere un giocatore importante al Fantacalcio. Se ancora non avete fatto l'asta o se volete andare a prenderlo negli scambi, potete farlo, ragazzi, perché al netto dei problemi fisici potrebbe fare una grandissima stagione. E poi c'è Ciccio Caputo che è stato anche sfortunato perché giocare contro la Juve non è mai facile, ecco. Però con la Salernitana potrebbe essere schierabile. Non è tra i miei primi giocatori da schierare questa settimana, diciamo tolti top, neanche tra le sorprese. Però se lo avete si può sempre mettere assolutamente. Poi passiamo a Verona Atalanta. Una partita. Perché partita Atalanta? Partita al Verona. Allora, la partita è un po' complicata perché il Verona sta vendendo chiunque. Questo è un po' un problema. Molti poi in porta. Io la porta del Verona non la consiglio, ragazzi. Non la consiglio perché dietro ballano il rock and roll. Quindi non potrei mai consigliarli. Occhio a Faraoni perché bisogna vedere se è solo una botta quella che ha subito o è un infortunio. Ne sapremo di più, penso, tra oggi e domani. Quindi vediamo un po'. Si potrebbe schierare anche se non è una partita semplice. Nel centrocampo vi dico occhio a Tamez. Ex potrebbe far bene anche se si è mangiato un gol quanto una casa questa settimana. Però occhio che magari da ex potrebbe bollare. E poi davanti c'è Henry, ne ho parlato anche nel video di ieri. Questo è un attaccante che a me piace, infatti sono 2 anni che è in Serie A e 2 anni che lo consiglio. Anche quest'anno ci ho fatto il video. Per me il suo range di gol è quello là, 10-15 gol li può fare tranquillamente. Quindi anche contro l'Atalanta, se ce l'ho, io me lo butto dentro. Mentre vi invito a lasciare il like. Vi invito a lasciare il like. Facciamo almeno 350 like. Allora, Musso in porta. Alla fine quest'anno quasi nessuno voleva Musso, anche se poi alla fine vi dico la verità, nelle mie aste Musso non è andato sottopagato, è stato sempre pagato almeno il 7% di budget, quindi io me l'aspettavo più basso perché dico dopo una stagione così magari travagliata verrà un po' sottovalutato, invece no, sarà che i portieri sono quelli là, quindi se giochi a 10... Nessuno può voler giocare mai con la porta dell'Empoli o solo con la porta, che ne so, del Lecce e quindi anche un Musso magari viene pagato. In difesa si è fatto male Jim City, quindi l'Atalanta è un po' rimaneggiata dietro perché Di Palomino sapete già che non ci sarà per diverso tempo.
E quindi potrebbero giocare Okoli, Demiral e Toloi. Ora non so lì se Okoli può giocare a sinistra o se può spostare Demiral. Questo onestamente non lo so. Però dietro qualcosa potrebbe uscire di bonus. Occhio magari a un Okoli, perché ho visto che si spinge tantissimo Okoli. Anche guardate l'ultima partita con Milan, è entrato, quanto è entrato? 8 minuti più recupero, se non sbaglio. Eppure lui, quando recuperava la palla, si lanciava davanti. Quindi sicuramente ha questa licenza che può spingere. Quindi occhio a questa situazione qua. Anche perché credo che tantissimi di voi, seguendo il canale, hanno magari preso Coli a un credito. Si potrebbe rischiare volendo. Nel centrocampo, il gol che io vedo abbastanza tranquillo è quello di Pasalic. Quindi se abbiamo Mario Pasalic è da buttare dentro ad occhi bendati. Quindi mi aspetto nelle live di domani, anzi anche di oggi, vi ricordo oggi ore 14 sulla piattaforma Viola sarò in live per Fantaconsigli e per analizzare le rose sia degli abbonati se vogliono venire in live con me in diretta o li mettete in chat se siete iscritti e vi rispondo. E poi davanti qui porta Muriel Zapata, io non lo so se giocherà Muriel titolare perché Malinowski non ce lo si aspettava nessuno, è stato buttato titolare contro il Milan e ha anche fatto gol. Zapata secondo me potrebbe sbloccarsi questa settimana. Occhio a Duván Zapata, me lo aspetto in gol. Ecco, queste sono le partite di Duván Zapata. Quindi a me piace veramente questa settimana. Quindi potreste metterlo. Arriviamo a una partita importante per la lotta salvezza. Voglio esordire dicendo occhio a questo Lecce, perché è vero che ha 0 punti, però col Sassuolo ha perso 1-0 di misura e non ha giocato male, poteva anche portare un risultato positivo a casa. E anche contro l'Inter hanno perso, ma al 90 e passa esimo, era quasi finita la partita per il gol di Dumfries. Però il Lecce si sta dimostrando una squadra. Se fa acquisti come un TT dietro potrebbe veramente essere una squadra che può salvarsi. Anche perché hanno un bel portiere in porta. Falcone, io l'avevo già detto che è un buon portiere, è uno che a me piace perché quando ha giocato l'anno scorso con la Samp nel periodo di Audero che non c'era. Falcone ha fatto molto bene, infatti poi aveva recuperato Audere e per qualche giornata ha giocato ugualmente Falcone. Dietro vi dico occhio a quel Baschirotto là, che Baschirotto è un armadio 4x4 che di testa è molto forte, quindi occhio magari a qualche piazzato perché può arrivare lui di testa e mollare un golletto. Nel centrocampo del Lecce, Hjulmand è un grande centrocampista, però non è tanto da fantacalcio. Bistrovic è uno che ha un gran tiro da fuori, potrebbe far bene, ma quello da schierare assolutamente al fantacalcio. Faccio l'inciso così grande, l'inciso grande, se avete strefezza al fantacalcio dovete metterlo questa settimana. Dovete metterlo perché è un giocatore che nonostante il Lecce abbia perso due partite ha preso 6 e mezzo su fantacalcio.it e direi anche giustamente perché è uno con la palla a piede che si vede che è un giocatore veramente forte, che sa far calcio e mi aspetto un bonus da lui. Me lo aspetto da lui, ma anche da Di Francesco. Magari uno l'assist e l'altro il gol ci può stare. Occhio a Di Fra che è anche ex della partita. Di Francesco è un giocatore che se stesse bene fisicamente era un giocatore importante. Diciamo che è stato attaccante, quindi il suo appeal fantacalcistico è poco. Però è un giocatore che sa giocare a calcio. Addirittura aveva messo in difficoltà anche uno come Skriniar. Quindi capite bene che non è un giocatore di basso livello. Purtroppo ha spesso sofferto di problemi fisici. Ecco, fosse stato listato centrocampista, ecco, questo poteva essere un bel giocatorino che lo si pagava poco e poteva fare molto bene. Su Cissé. Onestamente vi dico la verità, io quando è arrivato in tanti mi dicevano che Cissé volevano spenderci un 7-8%, io ho detto no ragazzi,
Per Messi 6 si può prendere, ma non più del 2-3%. Invece, in queste due partite non mi è dispiaciuto, a parte il gol contro l'Inter, anche contro il Sassuolo. Va a rubare quella palla e arriva fino in fondo, calcio in porta. È vero, non è entrata, però è uno che si sta facendo vedere, nonostante le prime due partite del Lecce sono state veramente partite complicate. Passiamo lato Empoli, Vicario in porta. Se avete il mod, si può schierare perché ha toppato un po' la prima con quel gol preso sotto le gambe, però diciamo si è riscattato subito. Un bel voto e clean sheet, nonostante l'inferiorità numerica contro la Viola. Ve ne ho parlato ieri di Parisi, sta facendo molto bene, perché non schierarlo questa settimana? Nonostante avesse un cliente scomodo, perché Igonè non è proprio l'ultimo arrivato, quindi Parisi si può mettere assolutamente al Fanta. Mentre lasciamo il like su Parisi, nel centrocampo sta deludendo un po' quel Bairami. Io se ce l'ho gli darei fiducia, perché è una partita tra due squadre che dovrebbero lottare per salvarsi, quindi perché magari non rischiarsi un Bairami? Davanti la delusione, ecco, come dicevo prima, beh, Boateng, ragazzi, ovviamente era un quarto slot da prendere a pochissimo credito. Mentre sul destro ci credevo e ci credo ancora, ci voglio credere ancora molto di più. Si è mangiato un gol importante con la Viola, perché su quel cross al bacio di Parisi, là a destro devi fare gol. Sono un po' rammaricato, perché secondo me destro c'ha quei 8-12 gol in canna, ce li ha. Al momento ha un po' le polveri bagnate. Vediamo contro il Lecce se si sblocca. Devo dire che l'Hammers non mi è dispiaciuto in linea generale. E questa settimana potrebbe anche giocare di più con l'infortunio di Cambiaghi. Speriamo che non sia nulla di grave, perché mi dispiace sempre per i giocatori quando hanno infortuni. Poi su Cambiaghi ancora di più, perché è stato un talento portato su questo canale. E voglio fare anche un in bocca al lupo a Niccolò Zaniolo. Meno male che ho letto che ne dovrebbe avere solo per 3 settimane. Speriamo veramente, perché questo ragazzo mi dispiace tanto, perché è veramente sfortunato. Perché con tutto questa volta alla spalla può capitare a chiunque. Non è perché magari un giocatore è già tendente agli infortuni. Questo è sfortuna e mi dispiace veramente un mondo. Passiamo a Fiorentina-Napoli, Gollini in porta, finalmente ha fatto il clean sheet, finalmente. Alla fine, la prima partita l'aveva toppata, la seconda ha fatto clean sheet. Dietro non è facile contro questo Napoli andare a rischiare qualcuno. Se proprio devo rischiare vado su Biraghi, però occhio, perché Fiorentina-Napoli è una partita complicata in cui potrebbero uscire tanti gol. Quindi occhio anche ai portieri. Sul centrocampo, qui bisognerebbe vedere chi gioca. La scommessina Sottil non mi dispiace se non abbiamo chissà quali alternative, ma anche Jack Bonaventura non è sconsigliato, perché è uno che sta calciando tantissimo in porta, quindi potrebbe essere un buon nome. Su Jovic, se lo avete, non avete grandi alternative, si può mettere, però secondo me, magari se c'è un attaccante che ha una partita più semplice, potete andare anche a schierare lui. Siamo al Napoli dei napoletani. Oh, ragazzi napoletani, ma i like li vogliamo lasciare? Dai, dai, dai. Allora, in porta Meret, alla fine il suo lo sta facendo, in attesa che arrivi magari Keylor Navas, chi lo sa. Intanto Meret sta giocando, per quanto lo avete pagato, nelle aste vi sta facendo bene, perché tantissime aste hanno anche a un credito, comunque a un prezzo relativamente basso, perché si sa che dovrebbe arrivare sto portiere. Dietro mi ha stupito Kim, perché sto vedendo che tutti i corner che batte il Napoli o arrivano sulla testa di Osimhen o su quella di Kim. Quindi occhio, perché magari questo qua di testa può fare veramente bene. Anche perché prima del gol ne aveva avuto un'altra occasione in cui ha staccato anche abbastanza bene. Quindi occhio, occhio, magari che invece quest'anno di fare i 4 gol Rachmani, magari li butta Kim. Quindi occhio a questa situazione qua. Di Lorenzo è sempre schierabile, perché è un giocatore secondo me affidabile. Questa settimana non ho capito i votacci, cioè i voti
base che hanno dato a Di Lorenzo, a Mario Rui, che cavolo, vinco 4-0, ora non è che mi aspetto 8, però 6 e mezzo, che ne so, per me sono stati voti bassi, sia per Mario Rui che per Di Lorenzo. Centrocampo, intanto state scrivendo Zielinski, sta facendo benissimo, assolutamente, sta facendo bene. Qui il discorso è difficile da capire quanto pagarlo nelle aste, no? Perché Zielinski sicuramente è un giocatore forte, che però ora con l'arrivo di Raspadori, con l'arrivo di Dombélé, qualcuno deve rimanere fuori, perché non è che possono giocare in 32, possono giocare sempre in 11, quindi è un giocatore che si può prendere, però bisognerebbe vedere quanto pagarlo, no? Perché qualcuno deve rimanere fuori. Diciamo che nel centrocampo stanno venendo tutti bene, perché Zambanguissà, secondo me, ha fatto un partitone, ha recuperato un sacco di palloni. Lo stesso Lobotka sta dando la prima ha segnato, poi ha fatto nuovamente una buona prestazione, perché è uno che detta i ritmi. Il Napoli sta girando a mille, quindi il centrocampo non sconsiglierei nessuno al momento. Poi ovvio, non è che Lobotka, se avete centrocampisti dei semi top ovviamente si mettono loro. Davanti mi stanno piacendo tutti, anche se Kvara è messo là davanti, ma è il centrocampista, ma direi che su di lui non devo più dire nulla, perché sapete tutto quello che penso. E ieri vi lascio qua il video, vi dico anche la percentuale di budget da andare a spendere se dovete fa ancora fare l'asta al Fantacalcio. Andate a vederlo, perché ve ne metto due budget: uno se giocate senza modificatore di difesa e uno se giocate con il modificatore della difesa. Quindi andate a guardarvi quel video che è uscito ieri, dove ci sono sei nomi più il prezzo di Kvara. Sei nomi da andare a prendere più il prezzo nuovo di Kvara. Osimhen sta facendo benissimo, ma qui non avevo dubbi, infatti in tantissimi nelle live mi dicevate: tra Ebra e Osimhen chi prendi? Stesso prezzo, prendo Osimhen tutta la vita. E ne sono ancora convinto, perché il Napoli ha un gioco che per me è entusiasmante. Con Spalletti fanno un calcio offensivo, e per me Osimhen, se calcio anche rigori, è un primissimo slot dietro solo quelli là. E mi è piaciuto anche Lozano, perché Lozano, magari non ve ne stanno parlando tanto nessuno, però Lozano, anche se non sta portando il bonus su quello pesante, è dentro le partite, salta l'uomo. Ovviamente la scena se la prende Kvara, perché ha fatto due partite straordinarie, però Lozano sta facendo molto bene, quindi per chi ci ha puntato, se non ha un terzo slot buono, può andare a puntare su di lui. Anche perché storicamente il Napoli a Firenze ha spesso fatto bene. Certo, se ricordiamo quando ci ha perso lo scudetto, no, però ci sono state partite, magari ricordo un 4 gol del Napoli, ecco, quindi potremmo andare a schierare qui, direi, del Napoli anche un po' tanti tanti giocatori. Va bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione. Io vi ricordo gli appuntamenti: like, iscrizione al canale e gli appuntamenti di oggi. Ore 14 sarò in live sulla piattaforma Viola, in cui inizieremo a dare i primi fantaconsigli e soprattutto vi valuto gli attacchi, i centrocampi o le vostre difese, comprese di porta. Se ci sono abbonati di YouTube o della piattaforma Viola che vogliono venire in live insieme a me, quindi face to face, facciamo una live. Nella live in un quarto d'ora vi analizzo la vostra rosa. E poi vi ricordo che su YouTube non farò la live, ma sarò in live dal Profeta. Quindi se vi va potete seguirmi anche nella sua live, in cui affronteremo, penso, tantissimi tantissimi discorsi. Risponderemo un po' a tutte le domande, quindi vi aspetto anche di là. Ciao ragazzi, buona fantagiornata a tutti!